Francesca Valentini e Silvia Tosti, i due martelli della Limmi School Volley Bastia, che dopo belle prestazioni oggi ci hanno provato a ripetere, ma forse avete avuto sempre il guizzo un po' in ritardo per prendere un Orvieto che era scappato via, e questa volta si esce dal campo senza punti. Sì, e con tanto rammarico, perché è vero, abbiamo avuto sempre i guizzi finali sui finali di sette e l'abbiamo persi veramente per poco. Un po' di nervosismo, però comunque non abbiamo giocato una brutta partita. A Orvieto avevamo giocato veramente male, ma diciamo che ci siamo un pochino riprese, però c'è veramente un sacco di amaro in bocca, ci rimane. Non avete preso punti oggi, però nelle ultime partite avevate fatto delle ottime performance, quasi delle sorprese, in un campionato che continua sempre a stupire, perché anche oggi ci sono stati dei risultati inaspettati. E questa salvezza a che punto è? Diciamo che eravamo molto fiduciose per i risultati ottenuti nelle ultime due partite, quindi pensavamo di fare anche oggi una bella prestazione. In realtà a tratti l'abbiamo fatta, però non sono queste le partite da vincere sicuramente. E sì, campionato stranissimo, mai fatto un campionato del genere, tutte forti, tutte dalla prima all'ultima, infatti si vedono comunque i risultati, la prima perde contro l'ultima e via, quindi niente, ci sarà da lottare, ma da più gusto. Quanto può incidere l'esperienza di Tosti in questo finale? Tantissimo, cioè Tosti può veramente tirarci fuori dal baratro, perché Le Castelle è una mia amica, l'ho detto questa cosa. E allora a te ti chiedo invece, quanto può essere determinante la grinta di Valentini? Direi tantissimo. No, il suo nervosismo ci dà la carica, diciamo. Diciamo che insieme potremmo essere una bella bomba.